Sì, vabbè, questo ancora allena. Ma lascia perdere, non sei buono. Allegri, ancora Allegri gira, ma tutte le scopole che gli ha dato la Urbe. Vabbè, fatto bene a ritirarmi, va. Ami, ma che c'è a fa sul divano? Cioè, quest'anno non fai niente, non alleni. Mica è così facile trovare una squadra. Poi comunque ho vinto tutto in tutti i campionati, cioè il mio l'ho fatto, ormai basta. Anzi, ti dirò di più. Probabilmente mi prendo pure un anno sabbatico, non faccio niente e sto a casa. Un anno senza fa niente? Ma tu sei matto? Vedi da andare a lavorare, cercate una squadra. Ma queste chi le paga? Ci stanno gli incari. Su, al lavoro. Provate una squadra e vedi di portare i soldi a casa. Bello. Vabbè, non, comunque non è così semplice, te dico la verità. Giusto, giusto accetterei un'impresa, ma deve essere una cosa incredibile. Ma coi soldi dello sceicco ho visto tutta la situazione. Ma ci stanno le telecamere. Pronto? Ah, uno sceicco. Sì? Di che tipo? Del Manchester City. Capirai che impresa. Ah, ok. Volete che vinca la Champions? Sì. Ah? Dica, dica. Oh. Ma posso portarlo al mando? Perfetto, perfetto. Ragazzi, e bentornati a Make Show Show. Mister Spettacolo è tornato. Finalmente iniziamo la modalità carriera di FIFA 23. Come avrete sentito, è stata una decisione molto difficile. Dopo le avventure con la Urbe Eterna, Mister Spettacolo era in cerca di una sfida. Era in cerca di qualcosa che gli smuovesse qualcosa da dentro e lo riportasse sul campo da gioco. E vi dico la verità, anch'io ci ho pensato tanto su quale poteva essere la nuova avventura. Secondo me, dopo la Urbe, non potevo creare una nuova squadra. Anche se le idee ci sono, magari più là, magari in futuro, ho pensato: quale squadra può darmi quel qualcosa in più? Quale squadra, dopo tutti questi anni, ci può muovere qui? Ci ho pensato, ci ho pensato, ci ho pensato. E dopo averci pensato molto, la modalità carriera di FIFA 23 partirà in una squadra, in una città che è diventata ormai una mia seconda casa. Mister Spettacolo riparte da il Palermo! Anzi, o Palermo! La storia è questa: c'è un nuovo sceicco in città. Sapete che il Palermo adesso fa parte del Manchester City Group, quindi lo stesso gruppo del Manchester City e altre squadre che fanno capo allo sceicco del City. Oh mio Dio, ma dove c'è uno sceicco? C'è Mike Scioscia! E quindi ragazzi, l'obiettivo è quello di prendere il Palermo, che è neopromosso in Serie B dopo anni terribili per tutti i tifosi rosa-nero. Cercheremo di riportarlo nel calcio che conta. Cercheremo di portarlo da umili origini verso grandi avventure. Ma come sapete, le mie serie sono delle serie di intrattenimento. Cioè sì, poi giochiamo, vinciamo, però c'è tutta una storia dietro. E ragazzi, se questo video supererà 100.000 mi piace, la solita promessa, oltre a prendere la maglietta del Palermo di Mister Spettacolo, ve lo dico così, vi porto con me a Palermo, dal Palermo, non vi dico a fare cosa. E chissà ragazzi se non riusciremo ad arrivare addirittura a Manchester. Voi non avete idea di quello che succederà. Toc toc, rompiamo la terza parete. Ci ho pensato molto quale poteva essere la squadra giusta, soprattutto per la Serie B, che è una novità quest'anno, torna dopo tanti anni. Avevo pensato al Como, avevo pensato ad altre squadre, però ragazzi il Palermo per me è un po' più romantico. Voi sapete che io sto sempre con Giampi e Murri, vado spessissimo a Palermo, ho anche tanti amici lì. Non poteva essere diversamente. Ok, ragazzi, si va. Ah, possiamo però, vedete, modificare lo stadio quantomeno. Bella sta cosa. Allora, usiamo lo stadio classico e però è il Renzo Barbera. Ok, ragazzi, gli ho dato quel tocco di rosa nero che male non fa, mentre il campo penso di lasciarlo così. Sì, ci sta, ci sta. Forse le reti, vediamo se ci sono rosa. Mi piace sta cosa, ragazzi, del rosa nero. Guardate questa. Ovviamente non sarà una missione semplice perché il Palermo, vedete, ha 2 stelline e mezzo. Quindi siamo probabilmente la squadra più scarsa che abbiamo mai utilizzato in tutte le carriere. Questa sarà una sorta di Road to Glory molto più estesa perché partiamo dalla Serie B rispetto a quello che abbiamo fatto con la Urbe. È una cosa che avrei già voluto fare lo scorso anno. Avremo un budget di soli 6 milioni e mezzo. Non siamo per niente la squadra più forte della Serie B. Ci sono molte squadre più forti. Attenzione, io potrei fare il cambio di proprietà. È arrivato lo sceicco che mette dei soldi per riportare il Palermo in alto, come detto. Ovviamente qua la guarda è 1 miliardo 500 milioni, eh. Io ragazzi lo farei, 10 milioni.
milioni non sono tantissimi, però per costruire qualcosa in Serie B ci sta. Potrei anche non farlo, ma vi ricordo, questa è una serie di intrattenimento e secondo me la lunga mano nel portafoglio io ce la voglio mettere, anche perché il bello della carriera è anche andare a comprare giocatori. Noi dovremmo fare un po' una sorta di rebuild della squadra per portarla in alto. Quindi io, ragazzi, una sommetta di 10 milioni all'inizio gliela voglio dare, anche perché è il premio per portare dentro Mr. Spettacolo, cioè se no non si fa. Le premesse sono queste. Se vi sembra semplice, ragazzi, ma c'è zio mai, cioè Mr. Spettacolo, state tranquilli, vi assicuro che succederanno cose in questa carriera che non abbiamo mai fatto con le altre. Lasciate un ti piace, supportate questa nuova carriera, iscrivetevi al canale per non perdervi altri video. Ma adesso noi iniziamo. Salve, salve a tutti, grazie mille di essere qui. Sono veramente molto contento di essere qui in questa città che è diventata la mia seconda città. Vi assicuro, non sapete quanto sono legato a questa terra, al cibo, alle tradizioni, ai soldi dello sceicco. I soldi dello sceicco. Ma state zitto, Armando. A proposito, non conosciamo i ragazzi, li valuterò insieme ad Armando e ai ragazzi, a tutti quelli che seguiranno questa avventura, quindi i tifosi. Piano piano, intanto il primo obiettivo è la Serie A. Ce la faremo subito? Non lo so, però con il supporto di tutti i tifosi e il lavoro di Mr. Spettacolo e di Armando, prometto a tutti quelli che seguiranno questa avventura che il viaggio varrà la pena. Eccolo, Mister Spettacolo. Vabbè, raga, non so se mi assomiglia un po'. Forse sì. Eccolo, spettacolo numero uno. Che figata. Avremo tutta una serie di nuove animazioni quest'anno, quindi, oh, champagne. Oddio, il Mallorca dei Morici. Porca miseria, ragazzi, facciamo lo schifo. No, ragazzi, mi sembrano uguali. Vado a prendermi quelle più cicciotte, dai, di cose. Eccoci qua, ragazzi. È iniziata la nostra carriera. Guardatelo, Mister Spettacolo, come se la ride. Andiamo alle notizie un po'. Allora, ho provato a farmi il più simile possibile. FIFA, ma quando è che metti la possibilità di fare il face scan? Cioè, mi facevo la foto, mettevo lì il pupum. Entusiasmo, a sorpresa, la squadra Palermo ha comunicato di aver affidato la panchina a Spettacolo. Non sono trapelate notizie in merito di altri candidati, anche perché se c'è Mister Spettacolo tra le mani, che fai, te ne privi? Come un tecnico inesperto come Spettacolo? Oh, ma che siamo pazzi? Ho vinto le Champions League, ho vinto le migliori coppe, ho perso pure le migliori coppe. Beh, sono proprio l'uomo giusto per ricostruire. Dirigenza del Palermo, qual è l'obiettivo? Ingaggia 4 giocatori per il tuo vivaio nei seguenti ruoli. Ok, guadagna 3 milioni dalle cessioni di giovani entro 2 stagioni. Momento, come? Acquista un giocatore della stessa nazionalità del club. Beh, allora, ragazzi, noi ci abbiamo solamente successo in patria. Termina a metà classifica, noi andiamo a vincere. L'obiettivo sono i playoff. No, non lo so, però obiettivo playoff almeno. Conquista la promozione entro 3 stagioni. Lo faremo prima. Io ho come obiettivo già da adesso di portare il Palermo su. Ce l'abbiamo i giocatori? Capiamo. Ammetto, qua lo dico, ragazzi, di non conoscere tantissimo il Palermo ultimamente. Quindi ve lo ricordo soprattutto agli amici di Paliemmo. È un'avventura goliardica, insomma, fatta per intrattenimento. Quindi non so bene. Andiamo a vedere la nostra rosa, ragazzi. In questo momento, porco Giuda, raga, come siamo messi? Cacchio, 66, 68, 64, bro. Allora, il migliore è Mirko Pigliacelli, 72, il nostro portiere, che comunque male non è, perché sapete, soprattutto quando andiamo a simulare, averci un portiere buono, diciamo, discreto. Ma non è che Selye era più forte dei Pigliacelli? Cacchio, ma quanto era Selye? Poi abbiamo Mateji, non so come si legge questo qua, 72, terzino destro, ci posso stare, 26 anni. Stulek, CDC, in prestito al Palermo dall'Empoli, va bene. Francesco Di Mariano, pure lui 26 anni, ragazzi. Io non credo che questi crescano granché, forse ce li dovremmo vedere così. Sì, esatto. Ecco, allora, questi due già stanno locati. Su Stulek possiamo fare qualcosa, ma non è il nostro, quindi vabbè. Poi abbiamo Vido ATT del Bergamo. In questo momento, ragazzi, è il più forte che abbiamo. Guarda la classe dribblatore. Chi è sto Vido? Vido lo potrei capire, ma Vido. Nede Clerau, Yont, vabbè, c'abbiamo Yont, difensore centrale. Roberto Crivello, terzino sinistro, 30 anni. Questo qua, questo fa la legna, raga, questo fa la legna. Ok, Crivello. Saric. Praticamente, ragazzi, questo fa tutto, ma non fa niente fatto bene. Ci abbiamo Segre, va bene Segre. Elia in prestito. Marco Sala, sembrerebbe manco male, 23 anni, 1,82 m, che corre. Va bene Marco Sala. Lancini, Ivan Marconi, Floriano Roberto. Questo ragazzo sta in decadimento, 35 anni, vabbè. Allora, forse quelli più vecchi li dobbiamo un attimo accantonare. Brunori, questo lo conosco, ragazzi, perché oltre ad essere il capitano è tipo uno che ha fatto un boato di gol l'anno scorso. Tipo 29, 30, non mi ricordo, l'avevo controllato. Beh, così però solo 65. Quindi, ragazzi, lui
è un giocatore importante, ce lo teniamo ovviamente. Gomez, a Claudio Gomez. Questo qui, ragazzi, dovrebbe essere stato mandato in prestito proprio dal Manchester City, però vedete è un po' un pippero. Bro, 64, bro, vabbè. Però corricchia, dai. Oddio, ragazzi, sarà un po' difficile trovare quelli buoni, eh. Oh, però questo corre, oh, velocità 80. Ragazzi, ma lo sapete che con questo qua? Sì, questo qua, ci ho fatto tipo un'attività un sacco di tempo fa, quando giocava nella Roma. E panchino Soler. No, no, no. Poi abbiamo Samuele Damiani. Pure lui, però, guardate, questo c'ha le caratteristiche, oh. Sto Damiani che c'ha? Un regista. Interessante. Peretti. Qualcuno corricchia, dai, su. Valente 59. Allora, raga, cominciamo a far fuori un po' di persone, eh. Valente, 30 anni, 58. Valente ci saluta. Doda, gioia. Ma chi è quest'altro? Massimiliano Doda. Poi Alessio Buttaro, che è proprio il più scarso della squadra. Buttaro, buttalo via. Un bel DC di quelli giusti. Però lui mi sa, ragazzi, che è nativo di Palermo, quindi massimo rispetto. Quanto piano di stipendi questi qui? 500 euro questi piano a settimana. Chiede più Jumpydeck. Allora, vabbè, ragazzi, la squadra è chiaramente una squadra da portare su. Al momento giochiamo con, vabbè, Mariano, Brunori, Elia, va bene, Bro, Stulak, Segre, Marconi. No, Marconi però non corre, oh. Vabbè, lui ci posso sta. Al posto di sto DC io ci metterei quello che correva. Chi era? Minchia, raga, Cardi corre 80. Sai che c'è, raga, che quando sono scarsi bisogna sfruttare le doti tecniche. Tipo Crivello corre. Poi soprattutto ci abbiamo Don Vito in panchina, che dovrebbe essere l'attaccante un po' più forte in overall. Però, ragazzi, ci abbiamo una squadra dei giovani alla fine, eh. Bello, pressing sul primo controllo, 70 di profondità. Oh, ma qua siamo pazzi. Vedendo questa squadra, sicuramente ci abbiamo bisogno del difensore centrale. L'attacco, sì. Cioè, vabbè, in realtà abbiamo bisogno di tutti. Ma quanti soldi ci abbiamo? In tutto abbiamo 17 milioni. Praticamente quei 6 erotti più i 10 che ci ha messo lo sceicco. Raga, ma sto visto il spettacolo, non mi assomiglia una cifra. È pochissimo, chiaramente. È pochissimo per riformare una squadra, soprattutto perché non credo che ci abbiamo gente da vendere. Perciò, ragazzi, io direi di fare così. Tanto andiamo a vedere se ci abbiamo dal vivaio qualcuno, perché sapete, con l'Ultimate Edition ci abbiamo sempre il Wonder Kid. Vivaio per noi, Gilles Udrido, 51. Che cacchio è questo? Daniel De Angelis, è lui. Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa? 72. È il più forte della squadra. E ce l'ho in primavera. Chi è sto De Angelis? Fammi vedere un attimo. 4-4. Godo. 1,90 m. Porco, ma chi è questo? Corre, vabbè, 1,90 m. Agilità è quella che è. Freddezza. Visione. È un esterno destro o sinistro? Non resiste, però. Vabbè, giovane, ragazzi. Porco Giuda, ma fammi vedere sto ragazzo. Ma ragazzi, ma che cacchio? Questo è proprio perla vera. Altro che Matteo Serra. Sì, può fare l'esterno. Non corre così tanto per fare l'esterno, soprattutto verso 1,90 m. È brutto come la fame. Ehi, chi sono io per dirlo? Forza 70. Fammi vedere un attimo. Allora, se lo metto, ok, CDC no, CC 3 settimane. Quindi, raga, questo può giocare tranquillamente a centrocampo. COC addirittura 4 settimane. È forse più COC perché c'ha poca difesa. Allora, intanto questo va subito in prima squadra. Vattin proprio. Il resto erano pipponi. Che c'è? Moratu. Eccolo De Angelis. Ha il potenziale per diventare speciale. Vabbè, sì, è il Wonder Kid. Però non me l'aspettavo già così forte. 72 subito, raga. Questo diventa un crack. De Angelis Daniele, l'angelo biondo. Ovviamente, ragazzi, questo è titolare. 1,90 m CC, ragazzi. Sai che come si gode? Beh, allora, così abbiamo già un altro attacco con Di Mariano e De Angelis, l'angelo biondo. Dobbiamo trovargli un soprannome, però dipende, magari è una busta. Capiamo, capiamo. Questa è la formazione, dobbiamo potenziarla. Con solamente 17 milioni io non so bene come andare e chi andare a comprare. Sicuramente una cosa che dobbiamo fare è andare a investire sul vivaio, come detto. Quindi sta della primavera. Oh, ma pure questo De Angelis si chiama. Tutto in famiglia. È il figlio dell'osservatore. Tipo questo. 4 milioni però. 4 milioni, ragazzi, se ne va via tutto il budget. Però una cosa che possiamo fare è vedere il mercato degli svincolati. Questa, ragazzi, è una chicca che ho imparato grazie a voi lo scorso anno con la Urbe. Mi ha detto Mike, ma guarda, tu ti andai sempre a controllare chi c'è sul mercato, chi è in prestito. Una cosa che io non facevo mai. Dalbert, per esempio. Soprattutto, ragazzi, per noi che siamo all'inizio, pure questi qua, tipo un Dalbert. Contatti scadenti. No, allora non ce lo daranno mai. Cioè, comunque è più forte di quelli che ci abbiamo noi. Come i vari colpi Gabarron Gil dell'anno scorso. Ci sta andarli a prendere questi qui, ragazzi. Io chiedo di seguirlo. Va bene, Dalbert. Tanto, raga, un po' può essere così schifoso. Giacomo Beretta. Drefrel. Minchia, però Drefrel in Serie B potrebbe fare i buchi. Leo Bonatini. Se è buon scegno. Mattia Svigna. No, è una busta pure in Serie B. Ali svincolati, ragazzi. Vediamo se c'è qualcuno de goloso, de interessante. Adesso sarà lunghissima, perché io mi metterò qua a cercare tutti gli svincolati. In realtà per i portieri tipo questo potrebbe essere un tra un 70 e un 80. Borja
Gian. I portieri è un po' più facile trovarne di buoni. Chi è sto Nita? Florin Nizza. Nizza perché è rumeno. 72-82. Guillermo Ochoa. Oh, questo me lo ricordo, ragazzi. È un gatto, cavolo. Diego Quintero. 72-70. No, però dobbiamo prendere gente o tanto tanto vecchia. Alfredo Talavera. 83-86. 86. Thomas Baklik. Problema che degli svincolati, ragazzi, che purtroppo però bisogna prenderseli subito. 86. Questo pure chi è? 82-81 Ochoa. Wow, porco, due golosissimo. A parte, aspetta. Mi sa che però quella valutazione dipende molto da quanto sono forti i nostri osservatori. Io comunque, ragazzi, vedete quel calatadino riepilogo? Io faccio così, mi metto qua, vado giù e quando vedo tanto verde mi faccio tipo questo, è tutto verde. Jesus Gagliardo. Vabbè, non saranno mai quelli, ma oh, porco due. Segui, segui. È il problema che non è che c'è sta tanto da seguire, ragazzi. È un po' da buttare tipo l'amo e pescare. Oh, Denayer. Jason Denayer, 77. Ah, negli altri FIFA era forte. 11 milioni. Se può fa Masterclass, lo prendiamo, ce lo rivendiamo a 11 milioni. Abbiamo guadagnato 11 milioni. Questo è da buttare dentro. Cerca di una squadra. Comunque è meglio di quelli che ci abbiamo. Hassan, Filippe Lander. Guarda pure questo, ragazzi. 1,92 m. Però vabbè, non voglio fare la zozzeria di buttare dentro chiunque perché... Oh! Cesar Montes. Ma che minchia è sta gente, ragazzi? Cesar Montes. Questo da via subito. Guarda questo. Joachim Nilsson. Frangio Novak. Questo è un reggian sicuro, ragazzi. 17 anni. Madonna, ragazzi, ce ne sono stati un paio veramente top. Antuna. Antuna matata, ragazzi. E ben... Ritrovati dal vostro Fitch Camera 89. Cazzo, questo cuore, oh? Asad. Boudiaf. Guarda questo. Chicaldau. Alexander Chicaldau. Madonna, raga, questi in Serie B fanno la differenza, eh. Slazu Klichdl. Carlos Rodriguez. Pure questo è buono, raga, 25 anni. Guarda, guarda questo. Luis Romo. Chiaro, ragazzi, che potrebbe essere tutto quello verde come potrebbe essere tutto quello giallo. Però, porco due, Romo. Problema, ragazzi, questi se li possono comprare, eh. Ah, Fif. Oh, sto a Fif, ragazzi, da tenere d'occhio. Catariano, Catariota. A parte, ragazzi, sono tutti del Qatar, com'è? Forse non c'è più la squadra, qualcosa del genere. Philip Davis. Andiamo giù, troviamo qualcosa. Henry Martin. Che cazzo è questo? Alexis Vega. C'ha una faccia da criminale, ragazzi. Ed è per... OMG, ah, raga, ma oggi Mister Spettacolo Masterclass. Che cacchio è questo qua, raga? Mai sentito nella vita. Alexis Vega. Questo va preso. È una S. Raga, sta FIFA va preso. Però aspetta, pure sto FIFA è a S. Momento, momento, momento. Sapete che voi siete fondamentali, soprattutto in questa prima fase del mercato. Quindi sotto nei commenti suggeritemi che giocatore andare a prendere. Questi qui li lascio lì, non avanzo perché sennò me li rubano. Certo, ragazzi, che l'esterno sinistro di Mariano ce l'abbiamo buono. Però poi in panchina non c'è nessuno. Denayer, là, il difensore. Difensore lo andrei a prendere, che è in 77. Se riusciamo a prenderlo, ovviamente. Dipende sempre se vengono. Vi ricordo l'anno scorso non ci voleva venire nessuno. Comunque stiamo in Serie B. Però è pure FIFA, quindi fa un po' come ci pare. Io però penso che quel De Angelis lo andiamo a mettere a centrocampo. Quindi l'esterno ci serve. Allora, Dalbert, vabbè. Vedete, ragazzi, lui va preso. Questo va preso. Poi il portiere, non so, 33 anni. Era sto Gagliardo, raga. Ragazzi, ma forse questi non ci stanno nel game. Non c'è la squadra. Luis Romo. Guarda questo, c'ha due caratteristiche. A FIF, guarda FIF. A FIF se butta dentro, raga. Classe, dribblatore, tiro d'esterno. Ma in Qatar, guarda chi vai a trovare. E poi, raga, c'è sta questo che è una branda. Questo c'ha pure la faccia reale. AS, ATT, AS. Allora, raga, io l'ho messo in osservazione. Però, secondo me, li dobbiamo prendere subito. Perché sennò ce li rubano. Ok, Palermo. Proviamoci, raga. Eccolo qua, Mister Spettacolo. Un po' perplesso, c'ha un po' paura. Ah, c'ha una faccia un po' strana, Mister Spettacolo. Non è cambiato niente. Lieto di vedervi. Dai, cominciamo. Ah, ma lui c'ha il face scan. Quindi è un giocatore reale. Cruciale. Porca miseria. Accetta, accetta. Sono d'accordo. Ma guarda. Da pure la fascia di capitano. Due anni? Mi sembra poco due anni. Almeno tre, dai. Due anni vuol dire che te fai un anno e poi sei svincolato. Ok, sei contento? Perfetto. Il problema, ragazzi, è quanto gli damo? Io accetto nessuna clausola recissoria. Oh, comunque, ragazzi, sto Mister Spettacolo mi assomiglia pericolosamente. 10k al mese. Allora, considerate, ragazzi, che il massimo che prende uno della mia squadra sono 4k. Però questo non lo possiamo lasciare scappare. Quindi io direi sì. 10k e 30 la firma. Però 10k a settimana? Beh, io gli do, raga. Tanto gli svincolati vanno bene, dai. 11, 105. No, 105 il cavolo, cioè, raga, finisco i soldi. Allora, ragazzi, lo stipendio ce posso sta. La tensione è bassa, non so se lo vedete, c'è un nuovo indicatore. Mi chiedono 100, io gliene darò 35. Cioè, perché altro perché, ragazzi, se no, portarlo dentro è tanta roba questo tizio. Però, pure meno. Sì, l'ho preso! Vabbè, 11.500, non so se è tanto. Questo è il colpo masterclass di Mister Spettacolo. Mandiamoci sempre agli svincolati, cavolo. Va bene, io non so chi t'ha svincolato, ma vieni a Palermo, che ha fatto il percorso inverso di quello che farei io. Aspetta, che è sta roba? Vega, entra. Dice ciao ciao, sono il vostro. È vestito come me. Ma che, sei andato allo stesso negozio? Mi hai rubato il vestito? Chi è questa? Comincia a correre. Mo si rompe subito sul tapirulano. Guarda lei, dice ah sì sì, questa sera mi interessa questa cosa. Guarda l'altro e dicono ma chi è quello? Mi ruba il posto, tutto sudato. Questi non sappiamo chi sono. Dicono oh benvenuto, regà, vi porto in Serie A.
dai ragazzi, a Vega, numero 17, guardalo, guardalo, bello clean e pulito, Don Diego della Vega, guardalo come posa, e dice, ragazzi, sono io qui, il nuovo malavitoso, svincolati da Palermo, pagato zero, ah raga, questo c'ha proprio la faccia del criminale, valutazione, qualità prezzo, ah beh, ovviamente ragazzi, ovviamente, ottimo affare, io ragazzi non prendo a un 78, nuova stella, e certo ragazzi, perché sennò c'avevamo Floriano, che non mi pare il caso, 35 anni, insomma, leggenda, ma ok così, sennò c'era Mariano, Vido, altrimenti come ATT, ah ok come AD, bello ragazzi, valore del giocatore 16 milioni, non l'abbiamo pagato, al top, al top, allora aspetta, come si ridisegna la squadra, dove sta, Vega, Don Diego della Vega, let's go, quanto c'ha, però 3-3, velocità 80, 75, 75, 80, madonna raga, vabbè, oddio, pensavo più forte, però era tutto verde, vabbè, però è comunque più forte che ci abbiamo, allora io direi, andiamoci a prendere pure De Nayer se viene, ci sarebbe pure sto portiere che era 86, mi pare un po' una cagata, Jesus Gallardo, guarda quest'altro, questo muovirei solo per nome perché ragazzi potrei fare il cipeggio meme, però dribblatore veloce, quindi sicuro cuore, poi c'era sto Montes che è un toro, Franjo Novak, questo mi interessa ragazzi, vedete debole 4, questo deve essere un regen sicuro, poi ci sarebbe Carlos Rodriguez, Romo, questo c'ha la faccia di uno che mena tantissimo, però pure a Kramma Fif, vabbè, intanto De Nayer, dentro ragazzi, vai, ancora nell'ufficio del mister, quando è che li porta a pranzo? Ecco, prego, sedetevi, stipendio suggerito 11,5, beh, vieni a fare il cruciale fratello, vieni a fare proprio il titolare fisso, proprio inamovibile, guarda quanto è brutto, sto a prendere solo brutti. Una squadra di orribili. Ma perché tutti 2 anni? Raga, tranquilli che andiamo in Serie A, vi dovete fidare. Soprattutto, raga, perché se metto dentro questi giocatori non pagandoli, cioè, ci abbiamo dei soldi da sfruttare nel mercato. Da quando ho pensato a questa serie, ho in mente un paio di giocatori da comprare. 100.000, sei pazzo? Te posso da 5. Guarda, te do 12 in tutto. Però non so se mi conviene. No, non mi conviene. Guarda con la maglietta di Vega. L'ha subito messa al lato. Gli ho detto, vabbè, avevo preso uno buono. Accettiamo 11 a settimana. Te do 60 in euro. Così te cepi il caffè. Questa è una buona, buona offerta. Gli ho offerto il caffè, maledetto. Se l'è presi. Non ci credo, guarda. Vai, De Nayer. Entra dentro. Pure questo, ragazzi, è un super colpo. Guarda, mister spettacolo. Dice, non vi preoccupate, che qua facciamo il pane cameusa. Facciamo la stigliola, che è la fine del mondo. Però, raga, però è da capire. A parte che se tutti che hanno lo stesso vestito mio, probabilmente vanno tutti allo stesso sarto. Ci avevamo la nostra preparazione. Vega, subito. Dicevo, qua sono il cavo. Ma comando io. C'abbiamo la nostra preparatrice atletica che dice, corri che se no. Eccolo, quello è De Angelis, l'angelo biondo. Dobbiamo trovargli un soprannome, ragazzi. Sono vestiti in maniera orribile. Oh, ragazzi, andiamo a farci la doccia. Dai, questi sono i 3 più forti, i 3 dell'Ave Maria. E Nayer, che ovviamente, ragazzi, è rimasto svincolato, quindi dobbiamo capire perché non se l'è preso nessuno. Tanto proprio penso in questi giorni, alla fine è andato a giocare in Arabia Saudita. Da F, secondo me è una bella per forza, ragazzi. È un 77. Ottimo affare. Capirai, io 78. Ma scusa, non era 76. Ancora più forte. Allora, può giocare anche CDC? Beh, ragazzi, è chiaramente nettamente più forte del nostro migliore, che era Nedelcrare. Ok, ragazzi, li abbiamo presi. Io gli altri li lascerei un attimo lì, perché volendo mi prendo pure sto Montes, oppure sto Novak DC. Poi un po' dei CC ci starebbero. Poi mi pare più, ragazzi, se facciamo una squadra tutti dei messicani, non mi pare il caso. Ah, aspetta, Ziz là, Afif, guarda sto Afif. Su Afif ci famo un pensiero. Voi continuate a suggerirmi giocatori sotto nei commenti. Ovviamente roba fattibile, ragazzi, considerando il budget che ci abbiamo e soprattutto la formazione che adesso diventa più forte. Sicuramente, a parte Vido, ci abbiamo bisogno di un attaccante. Non so se svelarvelo già in questa prima puntata, però io ho un sogno nel cuore. Mi sono innamorato di un giocatore e non so se lo riusciamo a prendere, però è lui. Benjamin Sesko, giocatore pazzesco, questo sarà futuro fenomeno del calcio mondiale. Ovviamente è impossibile vederlo con la maglia del Palermo. Questa è FIFA, che ci frega. Io lo porterei dentro, 1,93 m, un attaccante differente rispetto a quelli che siamo abituati a giocare, cioè palla lunga e metti da correre. Secondo me ci potrebbe stare, sarebbe figo. Me l'appoggiate? Che dite? Perché non sfruttare il fatto che siamo una grande famiglia con il Manchester City? Magari qualche giovane può venire da noi. Palmer tipo, questi qui. Ah, ma questi non ci vengono. Morgan Rogers, ottimo potenziale. Qualche difensore o addirittura un portiere. Difesa chi c'hai? Sergio Gomez, Rico Lewis. Vabbè, io li guardo, ragazzi, li metto sotto osservazione. Magari qualcuno ci viene. Centrocampo non c'hanno nessuno. Alex Robert in scadenza. Ma controllamelo un po'. Pensavo di più. Lo United ci stanno i peggio giocatori. Alejandro Garnacho. Vabbè, questo ne abbiamo già parlato. Oh, in scadenza. Mettilo. Questo, ragazzi, è tipo il nuovo Ronaldo. Raga, non ce la faccio. Troppi ricordi. Lo scippatore. Vabbè, ragazzi, io direi che come prima puntata possa essere tutto. Abbiamo tanto mercato per rendere questa squadra una squadra migliore. Secondo me bisogna migliorare sicuramente l'attacco. Cioè, abbiamo bisogno di un attaccante che sia il nostro attaccante principale. E
qui sotto nei commenti. Sbizzarritevi, ditemi chi dovremmo comprare, ma soprattutto che facciamo con tutti questi qua, ragazzi? Proviamo ad andarli a prendere, almeno un paio, cioè quelli che sembrano un po' più golosi, tipo questi qua messicani. Afif. Afif, sì, guarda Afif, è un pazzo rispetto a Sesco. Supportate alla grande questo inizio di serie. Avrei voluto giocare una partita, ma praticamente la prima partita è tra 2 settimane, quindi abbiamo tutto il mercato da fare. Ciao a tutti, amici Shosha, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Uè Murri, allora vengo a Palermo, sta roba è un po'. Lasciati in minchia con tutti i suoi capotri di pigliati, sta pigliando giusto Palermo, diciamo tutte, ma tu hai idea di chi stiamo manando? Non con tempo, potrei scegliere tutti i scuoli, non uomone, gli sta scaitando proprio chi da la mia, ma perché da tu per me adesso? Ah, puoi stare avanti sta cosa? Uno può essere svegliare un Catano, un Sampdoria, ma è più che un Palermo, ma non capisce pallone, perché tanto domani non dà la licenza per poter parlare di pallone? Ma puoi stare là? Dai, che bel messaggio, che bel pensiero, è bello però quando ti supportano anche gli amici, no?